Poi out, semaforo, secondo via, rosso, verde, benissimo, accidenti, che partenza, secondo, quinto, sesto, è partito come un missile, tutto bene alle prime due curve, attenzione al tornante, si incrociano le traiettorie, punto molto difficile, lento, vedete come si sfiorano le carene, giù alla Graham Hill, seconda, qui a... con le traiettorie riesce a chiudere, attacco interno, si sfiorano le carene, guarda, guarda come è vicino, guarda, guarda che lo passa interno, prova l'attacco, la... è incredibile, sbandata, grandissimo controllo, guarda, 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 mettono in crisi la ciclistica, ma sono sul filo dei 200 km orari di quarta all'uscita della curva parabolica ed ora che rompe gli indugi, va all'attacco, 5 giri al termine, una battaglia superba, grande. Attacco interno, attacco. Grandissimo al quarto passaggio, guardate che inquadratura, fantastico, prova all'interno, recupera prima posizione, che spettacolo, duello da mamma. Brivido, duello da brivido, gara adrenalinica, questa è una pista dove i sorpassi non sono facili, sta recuperando, deve arrivare al ridosso di questo gruppo di traverso, arriva all'interno, attacco, incrocio di linee, guadagna il secondo posto. Che battaglia, ragazzi! Che gara incredibile! C'è uno stop and go, numero... Prova l'attacco, la Dingle è passato, Hotel. È passato. E in un giro, due posizioni al comando, da brivido, incredibile! Con che determinazione passa al comando! Una delle più belle gare del mondiale, questi primi giri fantastici, che recupera la prima posizione, passa due clienti difficili, e il campione del mondo. Io non l'avrei fatto così determinato subito nelle prime battute. Splendido spettacolo al comando, di nuovo tiene aperto, prende un grande rischio, tutto il pubblico in piedi per il trionfo, vittoria numero 3, ma per questo fantastico duello spalanca il gas, prende la scia, si affiancano e alla S tenta una staccata micidiale ma chiude benissimo la porta, secondo ha fatto un attacco perfetto, ha risposto in modo implacabile, è lo spettacolo incredibile in questa serie di 4 curve, 2 giri al termine, e sarà battaglia, lotta con il coltello tra i denti. La volata finale favorisce quasi sempre all'ultimo giro chi si presenta in parabolica per secondo, succhiando la scia del primo, curva più stretta della pista per aprire subito, seconda, terza, qui quarta il curvone, subito quinta, diversa traiettoria, ma intanto prepariamoci perché siamo pronti ormai per l'attesissimo ultimo giro, la lotta sarà tra questi due piloti per il gradino più alto del podio, è una danza in queste S, mettono in crisi la ciclistica ma sono sul filo dei 200 km orari di quarta all'uscita della curva parabolica e tutti e due in sbandata controllata, e attenzione, un arrivo veramente incredibile da brivido, pubblico in piedi, Devonissimo, vinto stavo qua, De Vogo, l'ho raggiunto, ragazzi, a Pippone parte quinto, sì, ma prima la Champions, parte quinto e arrivo primo, ma se è partenza di merda che ho fatto, com'è? Partenza di merda, hai ragione, ma è arrivato primo, è fatto una partenza di merda, io stavo a tavoletta, ma ha lasciato il freno, no, sì, certo che ho lasciato il freno, grazie, non ti dispiace tutti e due insieme, no, io sono partito bene a tavoletta, dopo te lo faccio vedere, lo so, cioè questa gara, ma una partenza soddisfacente, devo dire, primo giro ho passato un po' mezzo alla mischia, poi sono riuscito a evitare il peggio, ma montavi dure o morbide? Un po' dure, infatti era un po' secondo classificato, lo stavi a raggiungere, ti mancava pochissimo, un altro giro lo passavi, tutta colpa dei miei meccanici, non ho saputo mettere a punto la macchina in modo, che cazzo, ma che partenza del merda, ha fatto una partenza del merda, arriva quinto, cioè, hai avuto un culo, guarda, no dai, alla fine sei un po' rilassato, alla fine mi sono rilassato, sei stato bravo, io prima al secondo giro avevo dato mezza pista, hai tirato 10 centimetri, io sono partito ultimo, sì è vero. No, a partenza pure in progressione è andato meglio lui, però ti hai vinto, quindi scusa, ma il terzo e il quarto giro quando mi sono girato non c'era nessuno.